Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Approfittando dell'offerta che in questo momento Native Instruments sta facendo sui pacchetti Complete 11 e Complete Ultimate 11, ho pensato di mostrarvi cosa effettivamente contengono, quali sono i software effettivamente contenuti all'interno del pacchetto Ultimate. Eccoci quindi in questo video alle prese con l'installazione e l'utilizzo del più grande e famoso pacchetto di software audio mai prodotto. Stiamo parlando del Native Instruments Complete Ultimate, un compendio di 87 prodotti tra plugin e librerie di ottima qualità da installare attraverso un hard disk da 500 GB fornito all'interno del pacchetto. Native Instruments propone tre tipi di pacchetti in base quindi alle esigenze dell'utente ed in base al budget a nostra disposizione. Il primo pacchetto viene chiamato Complete 11 Select per un range di 11 prodotti con oltre 2500 suoni e 25 GB di spazio, al costo di 199 euro. Questo pacchetto è incluso nell'acquisto anche del controller Complete e nel machine MK3 che vi ho mostrato anche in altri video. Il secondo più utile ai compositori moderni è il Complete 11 con 45 prodotti, 13.000 suoni circa, oltre 155 GB di sample library ed ha un costo di 599 euro. L'ultimo pacchetto, chiamato appunto Ultimate, invece include tutta la produzione di Native Instruments per un totale di 87, come vi dicevo prima, 87 prodotti tra plugin e librerie, oltre 18.000 suoni e appunto un hard disk che viene incluso nella confezione di 500 GB. I primi due pacchetti possono comunque far parte del programma di upgrade ed update alle nuove versioni o alla versione più complete. Vi rimando al sito di Native Instruments dove ci troviamo ora per capire esattamente quali siano i plugin inclusi nelle versioni minori. Ritornando nella pagina appunto delle offerte, ci accorgiamo che in questo momento specifico possiamo approfittare degli sconti del 50% circa sugli update e sugli upgrades. Quindi se disponiamo di una versione più vecchia del pacchetto Complete, è il momento di pensare all'acquisto di un update o di fare un upgrade alla versione più grande. Per esempio, se possediamo una vecchia versione di Complete 8 o 9 o 10 o 11, possiamo facilmente fare un upgrade alla versione Ultimate, quindi quella più costosa, con soltanto 299 euro. Questi sono i prezzi che troviamo sul sito Native Instruments, mentre se acquistiamo gli upgrade direttamente dal sito di MIDI Music, l'offerta è leggermente più bassa e quindi possiamo risparmiare ancora qualche euro anziché acquistarli direttamente dal sito di Native Instruments. Quindi il mio consiglio è sì fare un upgrade, ma farlo dal sito di MIDI Music per chi abita in Italia appunto, ed approfittare delle offerte in oggetto. Ma procediamo con l'installazione del software. Una volta acquistato il software, riceveremo a casa un pacchetto che include un hard disk da 500 GB, come vediamo, per l'installazione e all'interno anche il codice di registrazione indispensabile all'installazione del software. Procediamo quindi alla creazione di un account dal sito di Native Instruments, che è la prima cosa che dovremmo fare. Cliccando sull'account, creiamo un account nella pagina Create. Una volta creato l'account dovremo inserire i nostri dati, dopodiché mantenendo email e password che verranno appunto registrati all'interno del nostro account dovremo procedere al download, andando nella sezione My Products and Serials, del nuovo Native Access. Una volta scaricato, installiamolo e lanciamolo per inserire il codice. Clicchiamo su Add Serial e in questo campo inseriamo il codice che abbiamo trovato all'interno della confezione insieme all'hard disk. Una volta fatto questo, verremo catapultati nella sezione Not Installed. In questo momento io li ho già installati tutti, ma cliccando sul pulsante Install All e mantenendo, ricordiamoci, l'hard disk collegato al computer, automaticamente verranno installate tutte le librerie e tutti i plugin contenuti all'interno dell'hard disk. Ci vorrà un po' di tempo, quindi prendiamoci
prendiamoci una mezza giornata di tranquillità ed iniziamo l'installazione del pacchetto completo. Al termine dell'installazione controlliamo nella sezione Available Updates se ci fossero degli update disponibili riguardanti le librerie o i plugin. Eseguiamo gli update che verranno scaricati automaticamente dal sito di Native Instruments, quindi sinceriamoci anche che la nostra connessione sia sufficientemente veloce e continuiamo l'installazione. Possiamo ovviamente pensare anche di installare tutte le librerie su un hard disk esterno. Per fare questo possiamo direttamente installarle nel nostro sistema e poi spostarle sull'hard disk esterno, ritornare nel Native Access e qui all'interno di questa funzione, invece di trovare soltanto Reinstall, troveremo anche Relocate. E quindi dovremo far vedere a Native Access dove effettivamente sono state spostate le nostre librerie. Dopo aver installato tutto, procediamo al lancio della nostra DAW, in questo caso Studio One. Creiamo una nuova song, la chiameremo Complete, ed iniziamo ad esplorare i plugin che si trovano all'interno del pacchetto di Complete. Trovandoci nell'arranger principale di Studio One 4, clicchiamo su Instruments e andiamo a navigare nella cartella Native Instruments. Troveremo la creazione di due cartelle, una chiamata Native Instruments GmbH, dove troviamo tutte le versioni VST, mentre le versioni Audio Unit verranno inserite nella cartella Native Instruments. Vi ricordo che Native Instruments non utilizza il protocollo VST3, quindi abbiamo a disposizione sul Macintosh soltanto le versioni Audio Unit e VST2. Sotto la sezione Instruments troviamo appunto gli sintetizzatori, in questo caso Absinthe FM8, Machine Massive Reactor 5 e 6 e Kontakt, che leggerà le librerie installate dal Complete Ultimate. Inoltre troviamo il Complete Control, che fa riferimento alla tastiera Complete S49 che ho installato nel mio studio e che abbiamo già visto in altri video. Partiamo da Absinthe. Absinthe è forse il più anziano, insieme a Reactor, dei sintetizzatori che vengono venduti nel pacchetto Complete. Accendiamo il monitor ed ascoltiamo i suoni sintetici di Absinthe. Troviamo anche le librerie contenute in Absinthe 4 e quelle delle librerie precedenti. Absinthe è un sintetizzatore molto indicato per i suoni di lead di pad. Adatto ad ogni tipo di arrangiamento, sia cinematico sia rock o pop. Molto bello, è sicuramente uno dei miei sintetizzatori preferiti di Native Instruments. Il secondo che prenderemo in esame è FM8, che, come appunto richiama il nome, ricorda ovviamente, fa riferimento ad alcuni dei sintetizzatori, nel caso specifico più alla DX7, che utilizzavano appunto la sintesi FM negli anni 80. Particolarmente interessante la possibilità di caricare anche le patch scaricabili da altri siti e create appunto dalla DX7, che ricordiamo negli arrangiamenti degli anni 80. Andiamo avanti e pensiamo ad inserire Massive, un altro sintetizzatore creato nelle recenti versioni di Complete e che ricorda appunto che spesso viene utilizzato nelle produzioni dance e musica elettronica, avendo una sua certa predisposizione verso i suoni più aggressivi e soprattutto i suoni bassi aggressivi, particolarmente adatto a rinforzare spesso anche le chitarre elettriche nei brani rock. Molto indicato quindi per chi ama lavorare su musica elettronica di un certo spessore. Andiamo avanti ed entriamo nel territorio di Reactor. Reactor in realtà è il primo prodotto di Native Instruments, prima quindi della produzione del Complete, e che ospita al suo interno una certa varietà di sintetizzatori costruiti
con il sistema Reactor. Reactor infatti nasceva come un tool di costruzione ed emulazione delle circuiterie analogiche e digitali. Attraverso gli algoritmi è quindi possibile costruire dei sintetizzatori oppure acquistarne direttamente già fatti ed alcuni sono già inclusi. Particolarmente indicati per la creazione di effetti speciali e sound design, in questo caso è Form, vediamo Flash, possiamo navigare attraverso appunto la sezione Player che troviamo qui al lato e caricare i sintetizzatori che sono già forniti di serie con Reactor. Molto interessante per la creazione di loop e samples. Analizziamo Contour, che richiama un po' la tecnologia FM, dove troviamo anche degli interessanti sintetizzatori e effetti di soundscape. Molto belli. Anche questo particolarmente adatto al sound design e alla creazione di atmosfere e soundscapes. Ci vogliono intere giornate appunto per navigare all'interno dei preset. Vi consiglio di prendervi del tempo per cercare appunto di ascoltare tutti i suoni messi a disposizione dai vari sintetizzatori. Arriviamo a Monarch, che è una vera e propria emulazione del Moog. Alziamo un po' il volume. Per cui chi è abituato ad utilizzare il Mini Moog ha già idea di come lavorare su questo tipo di attrezzature. Oppure accedere direttamente ai preset e quindi lavorare direttamente. È monofonico come il Mini Moog. Polyplex per la creazione intonabili direttamente con la tastiera. Andiamo a sentire molto molto utile per chi spesso cerca dei triggers o cerca appunto delle kicks adatte ai vari generi musicali, sia rock anche elettronici. Ovviamente Polyplex mostra anche rullanti, percussioni e altri tipi di one shots. Anche Prism è adatto al sound design per chi fa appunto colonne sonore. E Razor, che invece è più aggressivo, ma anch'esso utilizzabile per il sound design. L'ho utilizzato spesso anche in colonne sonore. Ed in alcuni brani pop dove necessitavo di suoni anche percussivi molto particolari. Per chi cerca invece cose più EDM, quindi stiamo parlando di atmosfere dance molto più importanti. Ecco che Rounds ci aiuta nella composizione di questo tipo di lead synth esterni.
Possiamo passare anche su dei pad molto particolari. Veramente interessante. Troviamo poi Scanner, che utilizza dei samples per poter modulare la forma d'onda poi all'interno contenuta. Anche in questo caso utilizzato molto per le colonne sonore. Con il preset morpher possiamo spostarci in un altro punto della forma d'onda. Creare effetti molto particolari. Spark invece è un synth polifonico in stile classico. Che fa riferimento a sounds più 70s, 80s. Mentre finger e mouth sono effetti audio che possono essere integrati appunto con le tracce di voce. Vi rimando ad alcuni altri tutorial per esplorarli più approfonditamente. Infine Reactor Blocks, come vi ho spiegato, è un sistema di costruzione di sintetizzatori attraverso l'uso di circuiterie, quindi attraverso l'uso di sistemi modulari, e che aiutano alla creazione di sintetizzatori ed effetti audio molto interessanti e molto avvincente come sistema. Questo è forse la parte più importante di Reactor e che necessita appunto di un tutorial a parte. È come quindi avere a disposizione un vero e proprio synth modulare. Andiamo oltre ed andiamo ad affrontare questa volta la Battery. Battery è forse uno dei plugin che utilizzo più in assoluto. Rappresenta una sample library di batterie, ma anche e soprattutto la possibilità di inserire i propri samples all'interno e mapparli molto rapidamente per la creazione di librerie personalizzate. Nel caso specifico posso caricare quelle che più utilizzo normalmente, che sono contenute all'interno di Complete Ultimate, quindi la 909, 808, 707, 606, tutte batterie della Roland, più altre custom e tantissime altre batterie, quindi sintetiche e naturali, che fanno riferimento a Battery. Battery poi ci permette ovviamente per ogni samples di lavorare direttamente sulla forma d'onda, l'associazione delle note e l'applicazione dei filtri di sviluppo e degli effetti divisi per ogni singolo sample, non molto dissimile dalla Impact XT di Studio One, ma con la possibilità in più di poter creare quante più celle necessitiamo di volta in volta per ogni singola libreria. Per chi possiede Machine, possiamo caricare all'interno del nostro arrangement l'istanza di Machine, come già abbiamo visto nel tutorial di Machine, e quindi applicare le librerie che vanno a tempo direttamente con l'arrangiamento della song. Ultimo ma non ultimo, il Kontakt, ossia il sample library più famoso del mondo e anche quello più utilizzato in assoluto, a cui dedicheremo dei tutorial particolari perché la complessità e l'utilizzo di questo sample player ci permette di lavorare con una quantità infinita di librerie non soltanto appartenenti a Native Instruments ma anche derivate da librerie di terze parti, come ad esempio gli Spitfire, Evolution ed altre librerie come Juggernaut, Orbit, Eclipse, Palettes, eccetera, eccetera, eccetera. Per caricare le librerie all'interno della nostra sessione di Kontakt bisogna semplicemente aprire una delle librerie, prendere e trascinare all'interno della finestra di ospite del sample player. In questa finestra troviamo appunto la possibilità di gestire gli ingressi e le uscite direttamente dal sample player verso la DAW, come nel caso ad esempio delle librerie. Andiamo sulle librerie di orchestra che sono contenute nella versione Ultimate, come Symphony Essential, carichiamo i violini 1. Quello che vi consiglio è di installare tutte le librerie
di Kontakt su un hard disk SSD, perché l'accesso e la velocità di scrittura e soprattutto di lettura da parte di Kontakt dipende molto dal tipo di hard disk su cui vengono installate le librerie. In questo momento stiamo uscendo dall'output stereo che vediamo qui e che ritroviamo all'interno del sequencer di Studio One, ma possiamo assegnare, come spesso è utile fare in questo caso, più librerie all'interno della stessa istanza ad uscite separate. Cliccando avremo Create Separate Master ed avremo Violini 1. Per utilizzarlo all'interno di Studio One sarà necessario cliccare una volta sull'istanza di Kontakt e accendere le uscite AUX presenti su Kontakt, che verranno automaticamente aggiunte al mixer di Studio One o anche delle altre DAW. In questo modo avremo ogni libreria con un'uscita separata e più controllabile anche a livello di mix. All'interno, ovviamente, oltre alle librerie di orchestra di ultima generazione, troviamo anche librerie più della scorsa edizione, come Action Strings Pro e Action Strings Session Horns e Session Horns Pro, Emotive Strings, The Giant, un pianoforte estremamente interessante, una corda, che è un altro pianoforte appunto fatto con una singola corda, il Drum Lab, che racchiude all'interno diverse combinazioni delle librerie di batteria già contenute all'interno di Kontakt, Action Strikes, adatto alla creazione appunto di hits, i classici appunto suoni di percussione cinematografica, Rise and Hits, che ci permette di creare appunto dei risers professionali per i nostri pezzi dance o pop, Damage e Kick Metal, che fanno più riferimento al cinematic composing, il Kontakt Factory Library, che all'interno contiene già degli eccellenti samples di orchestra e di altri strumenti come cori, band, sintetizzatori, oltre poi ovviamente a poter utilizzare nel nostro sample player anche alcune parti delle librerie di Machine. La sezione batterie è molto ricca e ci mette a disposizione batterie campionate dagli anni 50, 60, 70, 80, o la serie Vintage Drummer di Abbey Road, Modern Drummer, Studio Drummer. Abbiamo poi a disposizione alcuni bassi campionati, come ad esempio la serie Scar B, Pre-Bass o Amped, quindi già amplificati e quindi già pronti per poter suonare all'interno dell'arrangiamento. Possiamo quindi scegliere tra i bassi classici Fender a quelli un po' più moderni, come il Music Man, eccetera eccetera. Evolve Mutation contiene all'interno librerie di loops e samples già scritti e pronti per poter essere utilizzati all'interno di composizioni cinematic. La serie Clavinet, sempre della Scar B, include invece tutte le tastiere vintage come il Mark I, la 200, il Clavinet, il Pianet, eccetera eccetera. Vintage Organs fa riferimento invece a tutti gli organi ricampionati, per cui dall'Hammond al Classic Rock, eccetera eccetera. In più troviamo delle librerie di samples derivate dal funk, alcuni samples creati appunto da percussioni africane e anche indiane, un pianoforte di Alicia Keys, un basso Rickenbacker e una sezione di pianoforti, in questo caso The Maverick, The Grandeur e The Gentleman, pianoforti appunto acustici campionati molto bene. Infine Retro Machines, che include una quantità spaventosa di sintetizzatori e macchine digitali degli anni 70 e 80, dal Matrix 1000 al Polymoog, eccetera eccetera eccetera. Sempre facente parte del pacchetto complete abbiamo Strummed Acoustics, per chi desidera avere chitarre acustiche già pronte per essere registrate, le percussioni cubane, indiane e balinese. Nella sezione effetti audio troviamo invece alcuni plugin che derivano anch'essi da alcuni sintetizzatori che abbiamo visto come Absinthe, oppure che sono stati creati per lavorare direttamente sulle nostre tracce audio. In particolar modo Driver è un distorsore di armoniche molto utile in fase di mix, e poi abbiamo Enhanced EQ. Tutti i plugin, alcuni sono stati creati dalla Softube per Native Instruments, e Guitar Rig, che utilizzo assiduamente in tutte le mie composizioni e che rappresenta forse uno dei più importanti emulatori di effetti per chitarra, amplificatori e cabinet, oltre ad avere la possibilità di includere al suo interno alcuni effetti
audio creati sempre da Native Instruments, quindi creare un sottosistema di mini mix all'interno di Guitar Rig. Ovviamente Guitar Rig, avendo questo tipo di caratteristiche, ci permette anche di poter utilizzare gli effetti audio anche non soltanto sulle tracce di chitarra, ma perché no anche su quelle di basso, di voce o di pianoforte per poterne alterare l'aspetto. Abbiamo poi il Passive EQ, sempre creato da Softube per il mastering, dove appunto possiamo lavorare su quattro bande separate. La serie di effetti di riverbero, creati sempre da Softube, che ricordano appunto il 480 della Lexicon, molto efficaci, estremamente flessibili. Dopodiché possiamo passare a Replica, che è un delay sia in versione semplice o sia in versione XT, esteso quindi, e che ci permette di creare delay molto particolari anche sui pianoforti. Alcune emulazioni della tecnologia SSL, sempre da parte di Softube, con il Solid Bass Comp, il Solid Dynamics, il Solid EQ. Questi plugin li troviamo anche all'interno delle librerie di batteria che abbiamo visto su Kontakt. Supercharger è anch'esso un altro distorsore di armoniche, molto utile in fase di mix, che appunto viene ampliato nella versione anche Supercharger IGT. Il Transient Master, strumento utilissimo per il controllo dei transienti nel mix della batteria. Il Varicomp, un altro compressore in stile 160 per intenderci. Il vero emulatore del 160, sempre da Softube, l'emulazione del VC2 e del VC76. Eccoli qua. Particolarmente indicato sulle voci, per cui anche la sezione audio dispone di una certa quantità di plugin adatta e adattabile a tutti i tipi di mix. Vedremo poi prossimamente anche negli altri tutorial di Machine di Complete S49 come utilizzare questo sistema al meglio. Nei prossimi video invece impareremo ad utilizzare tutti gli 87 prodotti inclusi in questo splendido pacchetto. Approfittate quindi delle offerte che ci sono in questo momento sul sito di MIDI Music e prepariamoci a scrivere e a comporre nuove colonne sonore, nuove songs attraverso l'uso di Complete Ultimate. Spero che questo tutorial, recensione, vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!